Ciao a tutti, per prima cosa devo ringraziare quelli di voi che sono venuti domenica al mercatino di Natale a Canegrate. Mi ha fatto tantissimo piacere, è stata una bella compagnia ed è stato anche un bel mercatino abbastanza fruttuoso. A proposito di mercatini, visto che adesso arriva l'inverno, fa freddo e io con il freddo non ce la faccio a star fuori 8, 10, 12 ore fermo dietro la bancarella, mi congelo troppo. Già domenica stavo male a un certo punto, quando il sole è andato dietro le case, è arrivata l'ombra, basta, io ho finito di vivere. E proprio per questo motivo, adesso che arriva l'inverno, me ne starò fermo fino a fine febbraio, inizio marzo con i mercatini. Ne approfitto per rinnovare la bancarella e fare nuovi pezzi. E rinnovare la bancarella perché appunto ho tanti pezzi nuovi, tipo alberi, devo fare un po' di lampade, soprammobile, cose del genere, e non ci sta tutto sul banchetto che ho sul tavolo. Quindi mi devo fare delle scatole, dei rialzi di legno da mettere sul bordo posteriore della bancarella che facciano rialzi, sopra quello ci metto lampade, soprammobili, alberi e cose del genere, e sotto tutto il resto. Adesso devo ingegnarmi su come fare, devo procurarmi del legno che non sia brutto, che stia bene lì in esposizione. E comunque durante questo periodo ne approfitterò per fare nuove esplorazioni. E quasi sicuramente questa settimana farò l'ultima esplorazione dell'anno, ancora non so dove, sorpresa. Trovo un posto interessante in questi giorni. Poi, come alla fine di tutte le serie, ci sarà anche il video con tutti i risultati, le anomalie che ho riscontrato durante le esplorazioni, da quest'estate fino adesso. E sono davvero tante. Questa volta ci sono state tante anomalie. E siccome erano anni che volevo comprarmene una, da quando sono andato in Marocco, ieri mi sono comprato una padella tagine. Per chi non lo sapesse, questo è un tipo di padella originario di Marocco, Algeria, Tunisia, fatto in modo che nel coperchio si raccolga tutto il vapore che viene su dai liquidi, dalle carni, delle verdure che vengono cucinate all'interno, e ritorni giù rendendo, mantenendo tutto morbido. Si cucina a fuoco lento e il modello che ho preso ha anche i manici e il fondo di metallo in modo da poterlo usare sul fuoco, perché normalmente questa padella si usa sulle braci e non direttamente sul fuoco, perché essendo di terracotta si potrebbe spezzare. Invece questa sul fondo ha l'aggiunta di una placca di metallo, quindi posso usarla anche sul fuoco. E sono davvero curioso di vedere come verranno le ricette che farò, anche perché ho mangiato tante volte cose cucinate nel tagine, però non l'ho mai usato, quindi per me la prima volta che lo userò sarà la prima volta che cucinerò in una padella del genere. E visto che il fuoco è al centro della padella e riscalda dal centro verso l'esterno, il modo corretto di usare questa padella è mettere le cose che richiedono più tempo di cottura, quindi per esempio la carne, al centro, e poi attorno e sopra la carne le verdure tipo patate, carote, cipolle, quello che si vuole a seconda dei gusti, in modo che si stufi tutto dentro assieme. In pratica va bene per fare stufati, spezzatini, cose del genere. E sono davvero curioso di usare questa nuova padella. Per finire devo fare una bella scorta di formaggi, come vi avevo già detto, perché quelli che sono lì a stagionare sto resistendo. Adesso sono 2 settimane che sono lì e ancora non li ho toccati. Devo resistere almeno un mese, almeno fino a Natale, o meglio fino a fine anno. A gennaio li assaggerò. E intanto devo prendere altri di formaggi e magari qualche salume da mettere insieme a stagionare. Come devo comprare del nuovo liquido per la macchina del fumo, perché come vedete alle mie spalle non si vede il laser, non si vede niente, tutto buio perché non c'è il fumo che si illumina. E lo scenario alle mie spalle così è molto lugubre, però un po' di luce ci sta meglio, quindi macchina del fumo. Cavolo, 5 litri di bidone di fumo sono durati 10 anni, ma a usarla anche a fare concerti all'aperto, a usarne tanto di fumo, quei 5 litri sono durati tanto.
nei prossimi giorni vado a prendere un altro bidone. Detto questo, vi lascio con l'attesa dell'ultima esplorazione dell'anno. Nel frattempo voi continuate a seguirmi sul mio canale YouTube Two Speed Music and Travis. Iscrivetevi e attivate le notifiche così saprete sempre quando escono nuovi video. Lasciate un like sotto i video, lasciate un commento, condividete i video, ma soprattutto iscrivetevi al canale. A voi cambia pochissimo, al canale cambia tantissimo. Iscrivetevi anche ai miei gruppi su Facebook Urbex e Mystery, dove trovate tutte le coordinate di tutte le mie esplorazioni e escursioni viaggi in kayak, dove trovate tanti percorsi interessanti da fare in kayak. Date un'occhiata sempre su Facebook alla mia pagina Two Speed Artigianato, dove trovate tutti i miei lavori artigianali in pietra, metallo e legno. E vi do appuntamento al prossimo video. Oh yeah!